dire, sono sicuramente molto contenta di questo risultato, è arrivato dopo 15 giorni di durissimo lavoro, anche a livello psicologico non proprio leggerissimo, le nostre avversarie sono fortissime, noi siamo partite con un campionato un po' troppo falloso, con una Veronica che giustamente dopo un buonissimo mondiale, una buonissima prestazione alla Young Cup, giustamente ha avuto il suo scarico psicofisico, quindi non avevo ancora la ginnasta trascinatrice, diciamo, in forma. Con questa, per fortuna, la programmazione sta funzionando, quindi insomma siamo entrate un filo in ritardo, ma siamo entrate in forma con la speranza, insomma, di poter fare un'ottima prestazione anche sull'ultima prova per noi decisiva. Brave le ragazze, brava Chiara Ferri che comunque dopo Martina Brambilla, che oramai dall'anno scorso è più che una sicurezza, ha avuto il suo esordio, è un ottimo esordio, quindi due ragazzine talentuose con un grande carattere. La scorsa gara in casa ho preferito giocare un attrezzo a testa, anche lì con l'esordio di una giovanissima Francesca Maier che ha veramente debuttato, diciamo, coi fiocchi, quindi fino adesso insomma ci siamo giocate delle carte non fortissime, ho cercato di avere tre formazioni comunque bene o male costanti, e qui niente, adesso manca l'ultima prova, lavoreremo come abbiamo sempre fatto.